MasterChef, la finale, Caterina, Alberto e Simone alle prese con una mystery box personale. Siamo giunti agli sgoccioli, giovedì 8 marzo, alle ore 21.15 su Sky 1 HD, andrà infatti in onda la finalissima di MasterChef Italia. A contendersi il titolo attraverso una mystery box molto personale e un invention test di fronte a tre grandi chef stellati saranno il 23enne micologo di Tortona Alberto, la 23enne di origine ucraina che vive a Salerno Caterina e il 20enne studente marchigiano Simone. MasterChef Fabrizio contro tutti, sono io il protagonista di questa edizione, talento, caparbietà, responsabilità e anche un po' di paura sono per tutti e tre gli ingredienti di questa nuova ultima sfida che li vede di fronte. Ai giudici Antonia Klugman, Bruno Barbieri, Gio Bastianici e Antonino Cannavacciuolo, per la loro mystery box decisiva. Il primo step della sfida prevede la preparazione di un piatto che racconti la loro vera anima e che sia per questo inconfondibile, parola d'ordine e sincerità. Per l'invention test invece gli aspiranti chef dovranno mettersi alla prova con i piatti di tre grandi chef: Tino Cuttaia, chef del suo ristorante La Madia Alicata, in Sicilia, vanta 2 stelle Michelin, e Anthony Genovese, anche lui insignito di 2 stelle Michelin e chef del ristorante Il Pagliaccio di Roma, e Norbert Niederkofler che ha ottenuto 3 stelle Michelin, chef dell'ST. Ubertus, ristorante che si trova a San Cassiano in Avalbadia. Solo 2 di loro riusciranno ad accedere alla fase finale della gara. A supportarli e ad incitarli dalla balconata ci saranno i loro parenti insieme a tutti i compagni protagonisti di questa 7ª edizione. I 2 finalisti al rush finale dovranno realizzare un menù degustazione che parli di loro, della loro storia e del percorso che li ha portati fino in fondo. Chi riuscirà a stupire i 4 giudici, oltre ad aggiudicarsi il titolo, vincerà 100.000 euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette edito da Baldini. Guarda la foto.